Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra avventura con Hogwarts Legacy e in particolare con Romilda Tonks, come sempre. Finisci di lamentarti, riprendiamo dal punto in cui siamo rimasti la scorsa volta, ovvero finita la missione, dobbiamo recuperare la nostra compagna che non ricordo come si chiama e vediamo. Intanto come al solito vi lascio alla intro, Netty O'Neill, dobbiamo vedere. Quindi ci vediamo alla intro e a fra pochissimo. Rieccoci. Allora, dobbiamo andare da Netty. Netty, intanto vediamo di controllare bene il vicinato, vediamo se c'è qualcosina da perlustrare qui. No, c'è solo il villaggio qua vicino per ora. Questa torre mi interessa tantissimo. Lì c'è qualcosa che vola. Andiamo avanti, intanto. Una capanna, che figa. Ok, magari ci andiamo direttamente alla capanna e andiamo a vedere, facciamo una piccola sosta. Ah, è la capanna di Hagrid questa, ci sono le zucche, cioè non c'è Hagrid ovviamente, ma è la stessa capanna direi, o comunque una riproduzione. E che luce. Cannoni di Chadley che erano... Sono la. Saranno la squadra preferita da Ron, mi sembra. Allora è più forte, quindi sicuramente la mettiamo. Carina, sì, perché no? Teniamola. Sì, ci sta, ok. C'è un po' di solito un pochettino di lag, quindi vedremo un po'. Non c'è nient'altro qui? Non c'è nulla. Anche se mi dava un clean. Quindi in realtà qualcosa c'è. Anche perché mi dà un punto di domanda. Cosa intendi? Ah, ecco, così per zoomare, perfetto. Raccogli le pagine nascoste della guida pratica. C'è una pagina della guida pratica, sì, dove? Qua sotto non direi. Sarà all'interno. Pure da questo lato, ma non credo. No, neanche di qua c'è granché di movimento. Ah, c'è una porta sul retro anche. Allora. Ah, ecco, su questo. Strumenti da guardiano. Si può supporre che questo set di strumenti sia incantato per creare mobilio vario adatto a un'accogliente capanna nelle dimensioni che più aggradano il suo occupante. Ok. Va bene, intanto pagina trovata. Qui sotto c'è una caverna. Davvero intrigante. Andiamo a vedere magari. Che cosa... Significano queste caverne qua? Quello è un nemico, sicuro, sì, anche perché ce l'ha già visto. Livello 11. Vediamo se riusciamo ad attirarlo. Ah, dobbiamo capovolgerne uno sulla schiena. No, non riesco a tirarlo. Ahia, siamo volati giù. Non possiamo tirarlo. Come cavolo lo capovolgiamo? La magia antica, nemmeno. Va bene, impareremo poi come capovolgerlo. Intanto dobbiamo sconfiggerne un po', quindi non ce n'è certo solo uno. Funghetti. E questa sembra una prova di Merlino. Incendio. No, pensavo bisognasse usare
quello che c'era indicato qui. Ok, qua allora dovremmo imparare a capire che cosa... Cosa c'entra? Beh, di certo c'entra sicuro incendio perché c'è disegnato. Non si può usare accio, riparo ovviamente no, non si può neanche alzare. Però qua, se ci va spinto, magari ci serve un incantesimo che non abbiamo per spingerlo. Rivediamo un po', ma mi sembra che non abbia nient'altro. No, magari ci serve tipo un depulso, mi sembra che ci sia. Eccolo qui. Potrebbe essere questo qua, magari poi ci proveremo a ritornare. In ogni caso qua c'è una caverna. Però è chiusa. Anche questa probabilmente ancora non abbiamo l'incantesimo adatto. Eh sì, lo so che questi c'entrano, ma vabbè. Probabilmente per tutto ci servirà un altro incantesimo. In ogni caso, andiamo avanti. Sappiamo notare, vabbè, questo è già importante, perché sennò non ci arrivavamo dall'altra parte. Ottimo. E qua Netty Onei. Oh, guarda quanti forzieri, ma che bello. È un vero piacere vederti. Andiamo prima a prendere tutti i forzieri a sto punto. Missione secondaria con un goblin? Chiedo scusa, ma va tutto bene? Ah, non direi. Ho appena perso tutte le mie merci e per poco la vita. Ti conviene cercare un altro mercante? Io non ho nulla da vendere. Ah, non pensavo si sarebbe arrivati a tanto. Stai in guardia. Ranrok e i suoi seguaci non risparmieranno nessuno. Ti hanno attaccato? Ranrok non ha pazienza con chi non vuole unirsi a lui. Anch'io vorrei che i goblin fossero trattati come pari dalla stirpe magica, ma spargere sangue non è la soluzione. Quando gliel'ho fatto presente, mi hanno attaccato, colpendomi fino a quasi farmi perdere i sensi. Hanno preso i miei carretti, le mie cose, persino i miei preziosi dipinti. Quelli di Ranrok ti hanno mai attaccato in questo modo? È da un po' che ricevo insulti e minacce da parte loro. Credono che l'unico modo per ottenere ciò che vogliono sia la violenza. Le cose hanno preso una pessima piega negli ultimi tempi. Ranrok diventa sempre più potente e i suoi seguaci lo sanno. Si credono intoccabili. Ranrok pensava che tutti i goblin lo avrebbero seguito, ma si sbagliava. Molti di noi vorrebbero una soluzione più diplomatica alle discordie con la stirpe magica. Beh. Hai detto che hanno rubato i tuoi quadri. Sei un pittore? Sì. È la mia vocazione, anche se molti la ritengono una professione insolita per un goblin. Quasi tutti i miei familiari lavorano con i metalli o alla Gringot. Scommetto il mio pennello migliore che quelli di Ranrok non sapranno apprezzare i miei lavori e li useranno per accendere il fuoco. Senza i miei carretti e il mio sostentamento, chissà quando potrò tornare a dipingere. Mi dispiace davvero. Cercherò di trovare i tuoi carretti, puoi starne certo. Molto gentile da parte tua, ma credo li abbiano portati al loro accampamento a sud-ovest di qui, oltre le rovine. È troppo pericoloso. Comunque hanno un incanto che li fa tornare da me se ci separiamo. Per quanto le possibilità siano esili, nutro la speranza che mi venga restituito parte di ciò che è stato preso. È stato un piacere conoscerti, anche se avrei preferito farlo in circostanze migliori. Beh, grazie. Allora, forzieri, qui me ne segni uno. Eccolo qua. La base per le bacchette. Va bene, ora poi lo guardiamo. Chissà chi ci vive qui. Dopo quello che Ranrok ha fatto a quel banchiere goblin alla Gringot, ciò che è successo ad Arne non dovrebbe sorprendermi. Un'altra impugnatura. Mentre questa è dentro, direi. Serratura livello 1. Qua non si entra. Bella sta casetta, piace molto. C'è più di uno dentro il forziere. Aglionetto, preciso.
parte questo che si poteva anche vedere, guanti da duello ma scarsissimi, ok. Questi fuori. Per vedere eventuali altri... Ah, questo è, no, è dentro alla fine, pensavo fosse fuori. Ops. Ma no, e allora è sotto. Non è certo qui. Ok. Ah, questa è sempre un'uscita, va bene. Magari possiamo smettere di rompere tutto quello che becchiamo. Rebellion. Un po' di monetine, e questo invece? È qua dietro, come cavolo ci saliamo? Oh, perfetto. Quindi abbiamo sfondato una cosa per regargli dei soldi. Ottimo. Ah, questo si apriva. Ok. Bello! Bello sto tasso. Ok, iniziamo sta missione, così magari facciamo anche qualcosa di utile. È un vero piacere vederti. Ciao, Natty. Come stai? Sto bene, grazie. Ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Ero davvero molto preoccupata per te. In questo momento sto bene. Se posso chiedere, sai perché cercavano proprio te? Questo, dai. Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot, io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. Ma... che significa? Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambe. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Al momento tutti parlano di quando hai difeso Hogsmeade dall'attacco dei troll. E non dimenticherò mai Sirona che affronta Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Pericoloso. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé. Ma devi sapere che Rookwood è pure in combutta con Rarrock. Avevo sentito dire che sono stati visti insieme a Hogsmeade. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile? Ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow? Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene. Ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natty. Intanto sta venendo il buio. Ma che succede qui? Andiamo a vedere. Se sei qui per le mie merci. Eh no, sono qui perché qua qualcuno viene minacciato. Da degli uomini. Hai visto qualcosa? Pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Una studentessa, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace. Stupefini!
Non ce l'abbiamo nel superficie. Andiamo. Ok, perfetto. Via. Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Allora, la sezione collezioni della tua guida pratica è stata aggiornata con un nuovo tipo di nemico. È qui che puoi apprendere utili informazioni sui nemici, come le loro debolezze rispetto a determinati incantesimi. Va bene. Ahia. Ok. Ok. Dai, facciamolo fuori. Aia, aia, aia. Ma perché, scusa, non andava bene la cosa che avevo usato? Teniamolo in aria il più possibile, perfetto. Bene. Ottimo. Allora, dovevamo metterci molto meno. Ma che succede? Non ero mai stata attaccata in tal modo. Incendio ucciso a Hogwarts, per giunta. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca prima che tornino. Ha nominato una certa Priya? Sì, mia moglie. Negli anni di Hogwarts accese il mio interesse per Merlino, regalandomi un libro su di lui. È la tipica tasso rosso a cui piace lavorare, grande pozionante, ha una bottega in Nocturne Alley. Viaggia molto per lavoro, sa quel che succede nelle Highlands prima di me. È una ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Pensavo che i racconti su Merlino e Re Artù fossero solo un mito. Una leggenda! Fortuna che Sir Cadogan non ha udito. Dal suo ritratto appeso a Hogwarts non fa altro che parlare dei suoi legami con Merlino. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde. Era un grande amante dei rompicapi. Affascinante. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Allora, pigliamo sta malva. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Che minchia ne sai? La malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Allora, quindi qua c'è la spirale. Proviamo. Accidenti.
Senti, hai visto? I rampicanti sono spariti. Oh yes. Cosa devo fare adesso? Accendere? Da qui è tutto territorio inesplorato. Incendio! Per la barba di Merlino! Le fiamme fanno affondare la terra. Che come va in basso? Ok, ok, accendi. E quello è Merlino. Che giornata. Stento a crederci. Ok, e niente? Non solo parlare con Nora? Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa. Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade, qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. Sì, ok, ma... attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Cosa che ce ne siamo fatti di sta fare qui? Niente. Sfide diverse ti ricompensa con premi diversi, comprese le prove di Merlino. Ok, va bene. Però mi sembra che qui comunque non ci abbia fatto un bel niente. Non ci abbia dato un bel niente. Va bene. Un ritratto nella nostra sala comune desidera parlare con te. Eldritch Diggory. Credo sia stato un ministro della magia. Ciao, hai bisogno di qualcosa? Oh, grazie al cielo. Sì, mi chiamo Grace Pinch Smedley, dei Pinch Smedley di Bath. Speravo proprio che passasse qualcuno. Stavo per disobbedire a mio padre e non me lo sarei mai perdonato. Vedi, devo recuperare una cosa dal fondale del lago. Non è che mi offriresti il tuo aiuto? Un'immersione nel lago potrebbe essere una bella avventura. Spiegami meglio. Splendido, proprio la risposta su cui contavo. Cos'hai bisogno di recuperare? Anni fa, mio nonno, che si riteneva un astronomo esperto, salpò da Hogsmeade con mia nonna per quella che doveva essere una crociera per guardare le stelle. Non fecero ritorno. Mi dispiace tanto. Cosa gli è successo? Non è dato sapere. Sappiamo che né loro né l'imbarcazione arrivarono a riva. Si pensa siano annegati entrambi. Mio padre è rimasto così segnato dall'evento che ci ha vietato persino di avvicinarci al Lago Nero. Il tanto amato astrolabio di famiglia è scomparso con loro quella notte. Se potessi immergerti e recuperarlo per me, mio padre ritroverebbe la pace. Pensavi che il nome Pinch Smedley di Bath mi dicesse qualcosa? Perché dovrei conoscere la tua famiglia? È come chiedere perché il cielo è blu o l'erba verde. Il nome dei Pinch Smedley è sinonimo di curiosità intellettuale. Siamo noti per i nostri contributi nelle scienze e nelle arti. Mi sorprende che il nostro nome non ti sia noto. Ma con tutto ciò che pianifico di scoprire, tutti coloro che ancora non conoscono il nostro nome presto lo faranno. Cos'è esattamente un astrolabio? Si tratta di un antico strumento di navigazione. Praticamente un modello portatile dell'universo. Si usa principalmente per studiare le stelle e per le ricerche astronomiche, ma ha mille usi diversi, davvero affascinante. Sfortunatamente temo sia ormai arrugginito e non riparabile, ma comunque vorremmo riaverlo. Sarebbe come riavere con noi i nostri nonni. Mi sembra troppo pericoloso, soprattutto per un oggetto che ha solo un valore sentimentale. Capisco. Ma te ne sarei riconoscente a vita. E poi potresti scoprire molto più dell'astrolabio. Se dovessi trovare altro, rimarrebbe tutto a te. Ho incrociato le informazioni sull'ultimo avvistamento dell'imbarcazione, la topografia del lago e i grafici di profondità. La mia deduzione è che si trovi proprio laggiù, a circa 200 metri dal molo. Vorrei tanto poter riavere l'astrolabio di mio nonno. Sono un po' tanti 200 metri, no? L'astrolabio significherebbe molto per la nostra famiglia.
Pare che l'astrolabio si trovi a nord-est del molo. Devo immergermi e scoprire se è lì. Andiamo a vedere. Ci sono dei pesciazzi, eh? Potrebbe essere pericoloso. Per ora sti qua se ne vanno. Che bello Hogwarts di notte. Tanto per questa nebbiolina che è un po' realistica, però rompe un po' il cazzo. L'astrolabio della famiglia Pinches Medley deve essere qui. Guanti di pelle blu, interessanti. Una sciarpa. E non ce n'è altre. Astrolabio e pozione rigeneratrice. No, ce n'è ancora uno qui. Devo far sapere a Grace che ho trovato l'astrolabio della sua famiglia. Va bene. E qui cosa abbiamo trovato? Uniforme scolastica autunnale con pullover. Ok. Sembra che non ci siano altre zone da controllare e possiamo tornare indietro. Vediamo prima di cambiare che magari ci dà qualcosa anche lei. A quel punto controlliamo una volta sola. Quello là è il ponte che poi è crollato nel film. Quando attaccano durante la battaglia di Hogwarts. Chissà se mi posso arrampicare direttamente da qua o se devo passare da terra, vediamo. Devo salire da qua. Ok. E mi faceva piacere un bagnetto di notte, eh? Dai. Ciao Grace, ho seguito le tue indicazioni e mi sono immersa nel lago nero. Oh, incredibile! Hai trovato l'astrolabio? Sì, ma non è stato facile. Merito una ricompensa. Capisco. Una richiesta ragionevole. Una ricompensa per il tesoro riportato a galla. Grazie per averlo recuperato. Faresti meglio individuare altre località dove immergerti. Te la cavi bene e potresti trovare diverse cose sul fondale. Grazie di nuovo. 20. E continua con le immersioni, mi raccomando. Hai talento nella ricerca di tesori sommersi. Allora, missione completata, ci ho dato una maschera. Ok, infatti, immaginavo. Andiamo a vedere equipaggiamento. Allora, abbiamo dei guanti nuovi. Più forti, e va bene. Colore? Brutto. Va benissimo, quindi li ricambiamo e ci mettiamo questi qua che ci piacevano di più senza dita. Sì. Poi, abbiamo degli altri qui da vedere. Ah sì, però sono più scarsi. Poi abbiamo dei completi. È più forte e bruttissimo ovviamente. La andiamo a cambiare con quella che avevamo prima, che è questa. Sì, perfetto. E poi avevamo anche qui una sciarpa, se non ricordo male. Più forte, eccola qua, sì. Anche sta sciarpa poi la andiamo a levare perché le sciarpe mi stanno sulle palle. Ok. E abbiamo le impugnature che avevamo visto prima. Vediamo se sono più belle. Carina. No. Sì, va bene questa, dai. E c'era anche qualcosa qui? No, la maschera l'abbiamo già vista. Testa? No. Sbaglio, non c'erano degli occhiali, no. No, probabilmente abbiamo finito una sfida. Allora, combattimento. Dobbiamo sconfiggere 5 Dagbog, ok. E 10 maghi oscuri. Missioni, eccola qua, abbiamo con 6 missioni della storia principale, indumenti rinforzati leggendari, 4 incarichi invece, il completo assolvimento provetto, va bene, e ancora una missione secondaria degli amici, esplorazione invece abbiamo 2 prove di Merlino,
pagine della guida. Ecco qui. Copricapo dei paramenti di Hogwarts, ok. Qui ancora un po' di pagine, va bene. Andiamo a vedere il suo copricapo. A questo punto penso che sia qui. Oh. Allora non ci ho capito una mazza, va bene, perfetto. Collezioni invece. Ne stiamo iniziando a sbloccare un pochettino, va bene, andiamo pure avanti. Allora, fatta sta missione, direi, si torna diretti ad Hogwarts. E questa cos'è? È una prova di Merlino. E allora facciamo ste prove di Merlino qui. E poi ad Hogwarts ci torniamo col prossimo episodio. E non riesce a fare quel gradino? Di qua, vero? Sì, ancora dritto. Non so se mi troverei bene in un posto piccolo come questo. È vero, molto figo. Eccola qua. Tanto qua abbiamo qualcosa da prendere. No? Ah, no, forse lo si rompeva. Esatto. Pietra di luna, ok. Ed ecco qui la prova nuova, quindi... Vediamo quale trucchetto hai escogitato questa volta, Merlino. Vogliamo altra malva? Ok, probabilmente vuoi queste, quindi io mi metto magari qui davanti e accio. No. Non le posso portare verso di me, eh? Perfetto. Ok, e poi? Dopo aver fatto questo? Non mi sembra che ci sia... Ah, sì, questo cos'è? Uova. Ok. Sta prova è finita? Non mi sembra. Non mi sembra però di vedere altre... Ah no, sì, eccole qua. Perfetto, non le avevo mica viste. Ok, benissimo. Ancora niente, quindi probabilmente ce n'è 4. Esatto, ok. Questa è la terza. E poi ce n'è una quindi dall'altro lato. Ah no, erano solo 3. Ecco di nuovo Merlino. Completata la sfida, però serve a una cippa. Ci ha liberato però una sfida, mi sembra. Esplorazione, prove di Merlino, esatto. Cos'è? Spazio per l'equipaggiamento aumentato. Ok, molto bene. Quindi ora abbiamo più spazio qua. Tanta roba in caso. Non mi ricordo quanti posti avevamo. 24 adesso. Va benissimo, ottimo. Forse 20. Sì, 4 in più. Benissimo, benissimo. Allora, a sto punto direi, facciamoci ancora sta prova di Merlino qua vicino. E poi ci fermiamo. Quindi tiriamo verso nord, ma leggermente verso est. Così non possiamo prenderle. Tipo così. Questa è la casa di...
Pseudo Hagrid, quindi del guardia caccia. E rispetto alla casa del guardia... Ah, eccolo, ho visto. Subito qua avanti, perfetto. Che sia un ribelle. Sbagliato. Allora, vediamo che tipo di prova ci si presenta. Una grossa palla. Possiamo alzare. Dove va portata sta palla? In quel buco laggiù? Prima di andare giù controlliamo. Non mi sembra di vedere altri posti. Ok. Se me la tiro? Vieni? Sì, vieni. Con molta calma, ma vieni. Se ci sono danni da caduta. E chissà soprattutto se stiamo andando nel posto giusto. Penso di sì, ma non ne sono certo. Sì, certo, sì, dai. Sono alzate delle foglie, sicuramente è lì. Occhio. Ok. Vieni qui. Queste prove di Merlino non avranno la meglio su di me. Ah, questo era uno solo, ottimo. Oh, che bello, che si vede anche l'altra prova. Ci rimane solo sto merda qui. Incendio. Secondo me va portato lì sopra. E non possiamo attirarlo, vero? Sì che possiamo attirarlo, sono uno scemo. Ah, e ci apre la caverna, ok. Vabbè, a sto punto... Indaghiamo. Allora, sono un babbo di minchia e va bene. Indumenti da canaglia. Revelio. Niente di Revelio. Ok. Solo questo? Nient'altro? Proviamo a mettere un Lumos. Lumos. Fa una bella luce. Però no, direi che non c'è nient'altro. Solo questo. Peccato. Deludente sta caverna, pensavo di più. Invece alla fine solo un indumento in fondo e basta? E sembrerebbe di sì. Ok, dai, va bene. Peccato, ma va bene. Salvo che riportarla qui serva a qualcosa, ma non credo. Devi fare così che non c'è neanche nessun posto da cadere. Dove cadere? No. Incendio. Direi di no. Ok, dai. Va benissimo, usciamo allora. E poi a questo punto ci rivediamo poi col prossimo episodio. Quindi come al solito grazie per la visione, vi lascio con sullo sfondo Hogwarts e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao.